Perché abbiamo aperto questa mensa? Perché me l'hanno chiesto tante persone, perché avevo avuto riferimento che le povertà stanno crescendo, che c'erano vari bisognosi in giro per la città. Per fare del bene, padre Lorenzo Salinetti, dopo 20 anni trascorsi come missionario in Perù, è tornato in Valtellina e a novembre ha deciso di aprire una mensa per i poveri, un luogo dove persone in difficoltà possono avere un piatto caldo gratuitamente, ma anche un sorriso. In mensa, così è stata chiamata l'attività gestita dall'associazione Amici di Vita Nuova, è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con l'auspicio di avere le forze e le risorse per assicurare il pranzo alle persone bisognose tutti i giorni della settimana. Vengono italiani, adesso il numero si aggira intorno alle 80 persone. Sì, facciamo un'apertura 3 volte a settimana. E sono persone che hanno varie difficoltà e situazioni di povertà per diversi motivi, o per problemi legati alla tossicodipendenza, oppure persone, uomini divorziati, oppure pensionati che non riescono a arrivare alla fine del mese con quello che hanno. E poi c'è la fascia degli extracomunitari, persone che magari non hanno uno stipendio fisso, non hanno una casa propria e vengono qua a pranzo. E la povertà maggiore è quella della solitudine, dell'abbandono, più che la povertà materiale. Cosa rappresenta per voi preparare loro dei pasti caldi? La possibilità di fare qualcosa di buono per gli altri e mettendosi proprio al servizio nella cosa più semplice, che è quella di dare da mangiare a chi ha bisogno. In mensa è stata presentata in occasione di una cena organizzata al termine del convegno la generatività sociale, speranza e realtà di un cambiamento, promossa per raccogliere offerte a sostegno di questa attività. Ho fatto tanti anni la carità sulle Ande e stare con i poveri per me è una cosa che fa bene, farebbe bene a tanti, poter stare con loro, conoscerli, e fa bene ad ognuno di noi, ecco, avvicinarsi ai poveri ci aiuta a diventare generosi anche noi. Come fate a pagare l'affitto, a comprare le materie prime? Per l'apertura, per comprare alcune strutture dalla Fondazione Pro Valtellina, per i viveri ci sta aiutando l'Iperal con il fresco e il banco alimentare. Poi c'è stato anche il Lions Club Sondrio che ci ha dato una buona offerta, e organizziamo delle cene così, questa è la terza, ogni mese se è possibile una categoria di persone o chi ha voglia di organizzare una cena di questo genere ha offerta per pagare l'affitto, le utenze, gas, luce.